Il MOOC che qui presentiamo, dal titolo Digital Natives, A New Way of Learning, approfondisce in particolare appunto la nascita, l'apparizione in qualche modo nella nostra società di questa nuova specie di discenti che sono tutti quelli che sono nati dopo l'affermazione di Internet. Questa tipologia di discenti, che sono poi i nostri bambini e i nostri alunni, sono stati definiti nel 2001 da Mark Prenstein, uno studioso americano, nativi digitali, digital natives. In Italia questo termine ha avuto molta fortuna, è anche stato un termine molto dibattuto, ma quello che è chiaro è che l'introduzione delle tecnologie didattiche all'interno della scuola, in Italia faticosa e ancora incompleta, deve fare i conti con le nuove modalità di apprendere che hanno i bambini e con i nuovi strumenti tecnologici che sono disponibili nelle case, smartphone, tablet, quant'altri schermi interattivi, che permettono anche una fruizione dei vecchi media di tipo diverso. Ad esempio la televisione ormai non è più a palinsesto, ma in qualche modo attraverso i media interattivi viene fruita in maniera spezzettata temporalmente e cambia radicalmente le modalità dell'intrattenimento. Tutte le case sono piene di tecnologia, le scuole non lo sono ancora, ma le scuole dovranno farlo anche per ragioni legislative, nel senso che il Piano Nazionale Scuola Digitale, uscito nell'ottobre del 2015, definisce le linee guida attraverso le quali colmare il gap di 15 anni che abbiamo con l'Europa, gap certificato dai dati dell'OCSE che dicono come siamo, diciamo, uno degli ultimi paesi europei per infrastrutturazione digitale del sistema formativo. Come articolato, in quante parti è articolato questo MOOC? Questo MOOC è articolato in una prima parte dedicata in generale allo sviluppo della rivoluzione digitale, quindi alla storia e allo sviluppo di Internet, che fornisce gli elementi, diciamo, di base di cultura tecnologica per poter poi produttivamente svolgere le parti successive. La seconda è dedicata specificatamente agli stili di apprendimento dei nativi digitali, in modo tale che gli insegnanti possano rendersi conto, gli insegnanti e tutti gli interessati, possono, anche i genitori eventualmente, possono rendersi conto di come apprendono bambini che sono nati nell'era di Internet e non nell'era di Gutenberg, quindi bambini che hanno come tecnologia caratterizzante Internet e non come noi, i migranti digitali, il libro. E la terza parte invece approfondisce in maniera più chiara quale nuovo metodo didattico, quale nuova ipotesi di metodi didattici devono adottare gli insegnanti per costruire produttivamente dei percorsi di apprendimento che siano tarati sui nuovi stili di apprendimento e di conoscenza che praticano i nativi digitali a casa e nell'informale.